Ora vediamo come si monta e dove si monta il pressore per steli da 5-6. È praticamente un pozzetto che però lavora in modo completamente diverso dagli altri, con lo stelo già saldato. Quello che vedete è la formazione di tutti i pezzi. Questa è una guarnizione interna, anch'essa in silicone per alimenti. Ricordo che tutti i pezzi, pozzetti eccetera che trovate sul sito sono costruiti dal pieno in AISI 316. Ora infiliamo il corpo centrale del pressore dall'interno verso l'esterno. Lo andiamo a bloccare come per gli altri pozzetti con un rondellone e controdado allettato. Si stringe. La guarnizione ce l'abbiamo già dentro. Bisogna inserire l'anellino in inox, anche questo, e il pressore. Allora, le sonde che possiamo inserire qui non sono di questo tipo perché sono troppo corte, ma di questo tipo sì. Questa è una classica PT100, lunga 100 mm, e possiamo inserire la sonda che va a diretto contatto con il mosto, senza intercapedini, a diretto contatto. La inseriamo all'interno del pressore. Stringiamo il pressore, se per caso gira ci aiutiamo con la chiave, ma non serve pressare più di tanto. E la sonda è chiusa, è bloccata. Allentiamo e possiamo sfilare la sonda. Ora vediamo dall'interno, ecco che andiamo a misurare la temperatura reale del mosto. Chiudiamo ed è sigillato. Se invece non desideriamo forare il fermentatore, possiamo usare il tappo. Perciò serve sempre un foro da 20 ed andiamo ad inserire il pozzetto pressore direttamente sul tappo. Ricordate di inserire sempre la guarnizione ed ora andiamo a bloccare il corpo centrale. Ricordatevi di mettere l'anellino in acciaio inox, altrimenti si rovina la guarnizione, ed andiamo ad installare, ad avvitare il pressore. Ovviamente per andare a misurare la temperatura del mosto la sonda non può essere lunga 10 cm, ecco che sul sito trovate sonde NTC e PT100 di lunghezze introvabili sul mercato. Questa per esempio è lunga 50 cm, ecco che con una sonda del genere la infiliamo nel tappo ed andiamo a misurare la temperatura del mosto anche in produzione da 9 litri. Ancora vediamo proprio l'applicazione sul fermentatore. Come vedete la sonda è lunga tanto quanto il fermentatore. Possiamo misurare la temperatura di mosti e di produzioni che variano dai 9 ai 23 litri. Si inserisce la sonda. La sonda, come vedete, ha una forma a L, in modo che abbiamo sia una maniglia per riuscire a far forza, ma anche per impedirci di cacciare dentro la sonda inavvertitamente. Per la misura i 50 cm vengono riferiti come tutta la lunghezza del tubo, dove qui per esempio abbiamo 45 cm di stelo e 5 cm di maniglia. Ecco, come potete vedere, la sonda può arrivare fino a toccare il fondo. Una volta che si è impostata, diciamo, una profondità di lettura, inseriamo il tappo, lo avvitiamo. Se dobbiamo riregolare, possiamo riregolare. Trovata la profondità di lettura giusta, stringiamo. Queste sonde, sia la NTC che la PT100, sono costruite con tubo in acciaio inox, sempre AISI 316.